Pace e bene, oggi vorrei raccontarti un meraviglioso esempio. Una figlia si lamentava con il padre per le difficoltà sperimentate nella vita. Era stanca di continuare a lottare e stava per arrendersi. Si era infatti accorta che, una volta risolto un problema, se ne presentava subito un altro. Il padre, cuoco di professione, decise di portarla in cucina. Lì riempì 3 pentole d'acqua e le mise sul fuoco a scaldarsi. Dopo un po' di tempo, l'acqua delle 3 pentole iniziò a bollire. Nella prima pentola depose delle carote, nella seconda delle uova e nella terza dei chicchi di caffè. La figlia si domandava che cosa stesse facendo il padre. Dopo 20 minuti, il padre spense il fuoco e, prese le carote, le sistemò in una ciotola, quindi depose le uova in una scodella e il caffè filtrato in una tazza. Poi, rivolgendosi alla figlia, le chiese: «Che cosa vedi?» «Beh, carote, uova e caffè», fu l'immediata risposta. Il padre la invitò ad avvicinarsi e le chiese di toccare le carote, facendole osservare che erano morbide. Poi le chiese di prendere un uovo e di romperlo, facendole notare che, una volta tolto il guscio, l'uovo era duro. Infine, le chiese di gustare il caffè e lei sorrise mentre ne assaporava il ricco aroma. La figlia gli domandò: «Ma che significa tutto questo?» Il padre le spiegò che i 3 elementi avevano affrontato la stessa avversità, l'acqua bollente, però ognuno aveva reagito in forma diversa. La carota era stata introdotta nell'acqua forte e dura, ma il contatto con l'acqua bollente l'aveva resa debole e fragile. Quando l'uovo era stato immerso nell'acqua, era fragile e il suo guscio sottile serviva a proteggerne il liquido interno. Una volta esposto all'acqua bollente, il suo interno aveva acquisito una consistenza solida e dura. Invece, i grani di caffè a contatto con l'acqua bollente ne avevano cambiato il colore. E chiese alla figlia: «Quale di questi rispecchia il tuo modo di reagire all'avversità? Sei una carota, un uovo o un grano di caffè? Sei forte come la carota prima di essere immersa nell'acqua, ma quando l'avversità o il dolore bussano alla porta, diventi debole? O sei come l'uovo, che inizialmente presenta un colore fluido e adattabile, ma dopo un distacco o una morte diventa duro e rigido? O sei come un grano di caffè, che riesce a cambiare il colore dell'acqua bollente, l'elemento che le produce dolore? E proprio quando l'acqua raggiunge il punto di ebollizione, il caffè opera la sua trasformazione. Se sei come il caffè, quando l'avversità ti mette alla prova, tu reagisci al meglio e fai in modo di trarre il maggior vantaggio possibile dalla situazione». Morale della storia: l'oro, per essere purificato, deve passare attraverso il fuoco, così come l'essere umano ha bisogno di prove per fortificare il proprio carattere. Non scoraggiarti, dunque, per le prove che Dio permette nella tua vita. Per quanto dure e faticose, sono preziose occasioni per crescere. E non temere. Anche se quelle prove ti sembrano più grandi di te, ricorda ciò che disse San Paolo: «Tutto posso in colui che mi dà la forza». Che il buon Dio ti benedica.